Salve a tutti e benvenuti su Cultura Prop. Oggi tenteremo una sorta di esperimento, una specie di podcast in cui parleremo del finale di Shingeki no Kyojin senza script. Quindi, mentre negli altri video mi preparavo una scaletta pronto a leggerla, questa volta sono un po' più a ruota libera. Quindi è una cosa pensata per essere fruita eventualmente anche in macchina, senza immagini, senza video, cioè. Mi spiego meglio, le immagini ci sono per chi vuole comunque vedere il video, saranno tantissime, però la cosa principale sarà ovviamente la narrazione e la spiegazione che faremo di ciò che abbiamo visto nelle battute finali, soprattutto nell'arco finale di Shingeki no Kyojin. Allora, vi propongo qui ovviamente la scaletta con il minutaggio, quindi se vi interessa qualcosa in particolare potete subito correre a quei minuti particolari, ve li segno. E direi che possiamo cominciare. Allora, il primo argomento che vi propongo è il successore di Eren. Cosa significa? Che nell'arco finale ci sono tante cose che ovviamente sono state inserite un po' come fa Martin, George Martin del Trono di Spade, per effetto mimetico. Con effetto mimetico si intende che nella storia non c'è sempre soltanto quello che serve. Vengono inserite anche cose che effettivamente non servono. Il successore di Eren è uno di questi concetti. C'è una scena intera dedicata a Eren sul carretto, dopo che si sono liberati dal gioco dei titani, in cui dice: è arrivato il momento di decidere il successore del mio gigante. Ovviamente questa scena, prima di conoscere il finale, era molto forte. Sembrava che si dovesse passare il potere del titano di Eren, alla fine si è rivelata in nulla di fatto. Ne parlano anche gli altri ufficiali quando dicono Eren non è controllabile, quindi dovremo decidere a chi passare il suo potere, ma si risolve appunto in un nulla di fatto. L'arma chimica l'ho inserito solo perché dopo ci riallacciamo brevissimamente ed è una di quelle armi usate dall'esercito di Marley per trasformare il popolo di Ymir in titani. Ed è lo stesso esperimento che aveva messo in atto Zeke quando aveva trasformato la madre di Connie in Aragako, il villaggio di Aragako. Una tecnica, come dice lui, sperimentale. Quindi anche questo l'ho voluto inserire solo perché lo rivediamo brevemente nel finale. Essendo passati molti capitoli, non avevo subito capito cos'era successo col fumo, perché si erano trasformati i personaggi, quindi questa cosa serve a contestualizzare meglio che cosa è successo. Eren si libera, quindi lo vediamo fuggire dalle prigioni dopo che era stato catturato dall'esercito. Con lui c'è la fazione degli jaegeristi. Questa è una cosa molto interessante perché dimostra che all'interno di un gruppo, e questo è bene sempre rimarcarlo, ci sono più fazionismi. Quindi mi viene da pensare a tutte quelle storie un po' banali, spero che non si offenda nessuno, però citiamo My Hero Academia, in cui si parla in maniera molto, molto banale, molto tirata di buoni, di cattivi, di eroi, di villain, con qualche sprazzo ogni tanto di etica, di riflessione, ma generalmente in My Hero Academia tutta la classe ha lo stesso pensiero, sono tutti degli eroi. Con qualcuno che ogni tanto presenta un pensiero diverso, come possono essere Todoroki o Bakugo. Ecco, in Shingeki è molto molto più maturo perché c'è chiaramente la fazione di chi vuole negoziare con Marley, di chi vuole commerciare, e quelli un po' più facinorosi, qualcuno direbbe magari quelli di destra, quelli che vogliono cambiare le cose, che ritengono che Eren sia l'unico a poterlo fare, che li ha liberati dal giogo della schiavitù di Marley. E che per questo meriti la leadership incontrastata e assoluta. Flock è uno di questi, tra l'altro. C'è un dialogo molto interessante tra Eren e i suoi amici. Ci rivela una cosa molto, molto importante che lui dice per farsi odiare, cioè: sapete chi odio di più al mondo? Chiunque non sia libero. Che è una delle frasi con cui lui critica Mikasa perché dimostra che lei non è veramente libera se è costretta a rispondere ai suoi impulsi. Inizia lo scontro. Lo scontro penso che si possa far coincidere con i dirigibili che vediamo quando attaccano dall'alto, che è praticamente la fine della quarta stagione a metà che abbiamo visto nell'anime. Quindi
Quindi c'è un Pick che attira Eren allo scoperto e da lì arriva anche Gagliard, lo attaccano. Quello per me è l'inizio dello scontro. Stiamo solo cercando di contestualizzare quello che succede. Ecco, questa è una critica che ho sentito da una persona, ma in realtà sotto diverse forme molti se lo sono chiesto. Shingeki parla di nazisti ed ebrei. Qui in questa immagine, ad esempio, vediamo Gabi con la sua fascia, che tra l'altro è una di quelle fasce con praticamente una stellina, come quelle che davano gli ebrei, e Falco le strappa questa fascia, lei si arrabbia con lui dicendo no, no, io sono una di quelli devoti, non devono pensare male di me, perché, vabbè, questo ne parliamo meglio dopo. Comunque, la domanda può essere legittima. Parla di nazisti ed ebrei? Nì, più no che sì. E il motivo è presto detto. Allora, quando si parla di interpretazione, non bisogna cadere come dire, nell'ingenua idea che basti un collegamento. Cioè, molta gente, in molti fandom, ho visto, basta trovare un elemento, allacciarlo ad un altro e dire, ah, questo vuol dire quest'altro, A uguale B. No, non è così che funziona l'interpretazione. Esiste una cosa chiamata isotopia, che è un po' come il metodo empirico-scientifico. Quando una cosa viene confermata da più parti, da più fonti, allora si può cominciare a parlare di teoria. Quindi, per fare l'esempio, non basta una fascia per dire stiamo chiaramente parlando di ebrei. In questo caso, chiaramente ci sono i campi di internamento, ci sono molte cose che riconducono agli ebrei e ai nazisti, ma tendenzialmente non basta, perché è ciò che possiamo trovare in qualsiasi campo di internamento. Ci sono cose che smentiscono questa visione, ad esempio, loro non hanno i tatuaggi, hanno sì la fascia, ma non i tatuaggi come li avevano gli ebrei. Quindi vedi, come fai a dire una teoria c'entra perché ci sono tre cose, ma non ce n'è una, cioè non c'è mai totale aderenza. Secondariamente, bisogna capire una cosa, i giapponesi non ragionano proprio come, non hanno un bagaglio culturale come noi occidentali. Noi occidentali, quando parliamo di campi di concentramento, anche grazie alle scuole e allo storytelling che si fa sugli americani e sui nazisti, quindi più è cattivo uno, più è buono l'altro che ti salva, a causa di questa cosa noi facciamo subito il collegamento matematico. Internamento o concentramento vuol dire per forza ebrei e nazisti. Qual era la critica più grande? Che se Shingeki parla di moralità ambigue, allora significa che evidentemente anche i nazisti avevano le loro ragioni. Ora, questo è un argomento spinosissimo che da un punto di vista storico è così. Certo che avevano le loro ragioni, non erano dei pupazzi, non era gente che si alzava la mattina pensando oh, quanta gente trucido oggi. Ad esempio ne parla Arendt nella Banalità del Male, che è un testo ancora oggi fondamentale. E è chiaro che però a livello popolare questa cosa sembrava una volgarità. No, come puoi dire che i nazisti erano moralmente ambigui? No, erano tutti cattivi per forza. No, chiaramente se uno vuole fare un discorso ben costruito, questa cosa è una sciocchezza, non è così. Shingeki può parlare anche di nazisti ed ebrei, ma non parla solo di loro. Dicevamo prima, i giapponesi hanno un bagaglio culturale dove la loro sfida etica, il loro passato riguarda più il massacro di Nanchino e l'unità 731, quindi quella dove si faceva sperimentazione sugli animali. Quando si parla di concentramento, generalmente loro intendono questo maggiormente ed è quello su cui sono portati a riflettere di più. Quindi direi che possiamo concludere la nostra risposta a questa cosa. Gabi e la sua evoluzione. Ho messo qui queste immagini perché Gabi è un personaggio molto criticato da alcuni, non l'ho visto particolarmente amato da altri, ma qual è il suo scopo? Penso che si sia capito. Il suo scopo è soltanto far vedere quanto i Marleyani hanno assoggettato anche nella mente il popolo di Ymir. Essenzialmente questo è il suo scopo, far vedere quanto sono stati indottrinati, quanto male li hanno fatto facendo loro credere che siano tutti dei demoni e che quindi questa cosa del demone debba essere lavata nel sangue, debbano essere sacrificati i cattivi eldiani e così via. La cosa interessante di Gabi non è tanto la propaganda, quanto la sua evoluzione. Quindi si passa da lei con sguardo assassino, pronta ad ammazzare tutti quanti col forcone, a lei che in un certo senso si redime. Quando c'è Nicolò che cerca di ucciderla, la situazione si ribalta,
viene in un certo senso salvata e redenta dal padre di Sasha, con la differenza che c'è la ragazzina che prima non la odiava, che adesso la odia a morte perché ha capito la sua identità, ha capito chi è. Qual è la cosa importante? Che Gabi, dall'altro lato della cosa, vede quello che lei stava facendo, quindi vede su di sé la vendetta, capendo che è quello che esattamente stanno facendo gli indiani. E non si può giudicare qualcuno, specie quando si parla di vendette, di uccisioni, se non ti ci sei trovato. È una cosa, cioè non c'è una grossa filosofia, però è interessante vederla ed è importante il punto di vista di Hajime che appunto ci parla di questa cosa. Cioè lui non è uno che ti mette lì, noi siamo i buoni, loro sono i cattivi, punto e basta, ci vendichiamo perché è giusto. No, ti fa capire anche i miei protagonisti sono sbagliati per qualcuno. Perché, come diceva Pain di Naruto, è una spirale di odio che non termina mai. Un'altra scena molto forte, perché vi preoccupate degli assassini di mia sorella? Non potrò mai perdonarvi. E qui il viso di Gabi esprime tutta la tristezza, perché è ciò che lei voleva infliggere agli altri, è ciò che lei ha fatto a Sasha. Perché noi siamo colpiti dalla morte di Sasha, perché è un personaggio principale. Ma effettivamente adesso ci interessa capire cosa ne pensa Gabi. Prossimo punto, Connie e sua mamma. Allora, questo l'ho inserito perché Connie è due passi avanti al livello della comparsa, cioè nella storia non fa quasi nulla. Poteva essere carne da cannone come tanti suoi compagni della Legione Esplorativa, stessa cosa per Jean, hanno delle diatribe ogni tanto, quindi svolgono un ruolo di opposizione a Eren. Quindi quando Eren ha un'idea, magari loro gli dicono no, sei violento, sei cattivo. Cioè, praticamente è l'autore che parla attraverso questi personaggi, però hanno pochissima caratterizzazione, non c'è praticamente nulla dentro di loro. Connie nelle ultime battute ruba un sacco di spazio per sta storia di sua mamma, di cui essenzialmente non frega niente a nessuno. Però l'autore insiste così tanto, ti fa credere che dopo che Falco mangia Gagliard sia... come dire, in pericolo perché Connie lo rapisce, vuole dargli in pasto a sua mamma e io leggevo e pensavo: sì, è umana come cosa, lo capisco, ma non me ne frega niente né di Connie né di tua mamma. Cioè, io voglio vedere le cose importanti nella storia. Altra cosa, Yelena. Yelena, allora abbiamo capito che è un personaggio chiave per dare un volto a una situazione. Cosa intendo dire? Quando i Marleyani devono arrivare con le navi, passare le loro informazioni agli Eldiani, stanno un po' rappresentando il Giappone isolazionista che si apre e che deve imparare dalle altre nazioni, no? Quindi le altre nazioni cosa fanno? Mandano i veterani francesi, statunitensi, inglesi, eccetera. Yelena sarebbe praticamente, tra virgolette, un veterano che deve aiutare il Giappone Meiji, chiamiamolo così. È alleata di Zeke, assolutamente fedele a Zeke, quindi il suo gioco è quello lì praticamente. È abbastanza chiaro, quello che critico io è che è un personaggio anche lì molto stereotipato, cioè essenzialmente una molto aggressiva amante di Zeke, il suo vice, il suo secondo in comando, tanto che potrebbe essere Zeke femminile, senza poteri, ma non c'è altro nel personaggio, cioè non traspare nulla, vede in Zeke un salvatore e punto e basta, non c'è nient'altro, ruba un sacco di spazio come Connie. Parlando di Annie invece, cosa c'è da dire? È un personaggio che se... poteva dare di più. Poteva dare di più perché si sveglia nell'arco finale e sostanzialmente non fa nulla. Non fa assolutamente nulla. Qui ho messo questa scena che è interessante perché rivediamo il suo pensiero quando schiaccia l'insetto, che all'inizio ci faceva capire che era totalmente fredda e distaccata. Per lei uccidere un insetto, uccidere un essere umano non fa alcuna differenza. Non cambia assolutamente nulla. Qui ripescano il suo pensiero, ma non lo arricchiscono, cioè non c'è niente in più di quello che non abbiamo già visto in Annie. Parlando di Flock, io lo chiamavo Flosh come semiologo, in realtà è Flock, loro dicono Furoku o Furok. Anche qui è un personaggio che deve dare un volto a un'idea che è quella degli jaegeristi. Lui, non so se vi ricordate, prende vita quando c'è la battaglia finale con Bertolt, Reiner e Zeke, ed è praticamente l'unico sopravvissuto all'esterno delle mura. Quando vengono bersagliati e crivellati dai massi, lui è l'unico che si salva ed è quello che vorrebbe salvare il comandante. È quello che si interroga sul fatto a che cosa sono servite le nostre morti, a che
A che cosa servirà? Perché sacrificarsi? Quindi per lui, e questo va capito, è estremamente importante il sacrificio dei compagni e assolutamente importante Eren perché è quello per cui si sono sacrificati in tanti. Non deve assolutamente morire, deve essere lui a comandare. Quindi Flock si capisce, è umano, è importante, mi piace, però cosa critico? Il fatto che sia comparso veramente troppo alla fine per quello che ha da offrire. Cioè, il tuo compito era rappresentare gli jaegeristi, basta, non c'è altro. Una volta che sparite, smettila di rompere i coglioni. Invece cosa fa? Continua a tormentare i protagonisti con la nave, poi Gabi lo colpisce, poi lui torna dall'acqua con la pistolina, gli buca l'aereo. Cioè, dopo un po' mi sono detto, che palle, cioè, sembra che la storia non voglia proseguire, no? Della serie, a cosa serviva perdere queste 20 tavole, questo capitolo in più? In cui tu mi fai vedere queste cose, ci sono tante cose che dovremmo vedere e lui no, si perde a farci vedere Flock che ancora rompe le palle. Vabbè, altra cosa, sempre sullo stesso tenore, la nave degli Azuma Bito, quindi con Armin che viene colpito, tutta quella scena con Connie, con i loro vecchi compagni che non sanno se farli passare, non è che sia male, ripeto, è tutto di alto livello. Il problema qui è la gestione del tempo, delle tempistiche. Siamo nella battaglia finale, dobbiamo raggiungere Eren che si è trasformato e voi state a perdere tempo con queste cose. L'autore probabilmente voleva dare della suspense, della serie Eren deve fare le sue cose, i nostri ancora non possono raggiungerlo, come li tengo bloccati? Ma dico io, no, non potevi inventarti una strategia tipo Eren che crea i vecchi titani, anziché fargli vedere 5 minuti nel finale, e quelli combattono e sono fermati da quelli, e non da queste robette sulla nave degli Azuma Bito che sembra che non debba partire, il carburante, l'aereo che si buca, cioè non ha saputo gestire, secondo me, come ha sempre fatto durante la storia, con le cose giuste. Cioè mi devi fermare i personaggi, non possono intervenire, va bene, ma fallo con qualcosa di interessante, non con le sciocchezze. Infatti cosa vediamo? Magath, Kit Shadis, stavo dicendo Kit Richards, che si immolano, si sacrificano. E tu pensi, allora, Isayama, ho capito che vuoi fare una roba, come dire, una roba artistica, una roba poetica, dove questi qui cambiano idea, sono nemici, diventano amici, ma non me ne frega niente di Magath. A parte che è il nemico, non me lo hai presentato così tanto, no, non ne hai parlato così tanto, non ha scene memorabili. Cioè, se tu mi fai vedere una roba eroica di Magath, non me ne frega un cazzo. Io ero sempre lì che, dai, su, vai avanti, la storia non prosegue, non va avanti. E mi dispiace, cioè, sembra che lo dica con cattiveria. Non è così. È solo che nel finale deve essere un climax, deve essere un crescendo. Non devi rallentare la cosa con personaggi secondari, come Connie, prima. Parlando di Levi invece mi è piaciuto perché ero convinto che, essendo un personaggio molto amato dalla fanbase, avrebbe avuto ruoli di favore, favoritismi. Per fortuna non è stato così, anzi lo sfigura in volto, una cosa che non mi aspettavo. Uno dei personaggi più carini e amati dal pubblico che viene sfigurato in volto vuol dire che Isayama è molto coraggioso, molto bravo. Questa è una scena che ci sono tornato, ho notato le dita solo dopo. Ovviamente scena che all'epoca significava Levi che è così bravo a combattere molto probabilmente non potrà più farlo. Quindi ci si libera di un personaggio molto forte, molto scomodo, perché bloccava Zeke per la narrazione. E ho apprezzato tantissimo la scelta di Isayama. Quindi non me lo fa sparire, che ne so, nel deserto perché si è perso, ma proprio perché viene colpito, viene colpito al volto, ferito molto gravemente. Storia e la sua storia. Di storia cosa c'è da dire? Ho letto che tanti ritengono che sia un personaggio sprecato. Devo dire che concordo perché fa la sua comparsa nella seconda stagione, la vediamo molto. Fa amicizia con Ymir, poi scompare completamente, sembra che non serva più e non la vediamo più. Questo è, secondo me, un po' grave perché c'è un elefante nella stanza. Allora, noi sappiamo che Zeke è utile perché ha il sangue reale, no? Ed è il fratello di Eren. Ma se noi abbiamo bisogno del sangue reale, sia per trasmettere il titano bestia che per dare i poteri a Eren, tecnicamente Historia fa le stesse cose. Quindi tutta la storia gira attorno ai due fratelli. Quando nell'aria c'è comunque l'idea, scusate, Historia, possiamo usare lei, no? E lì se la cava dicendo, non volevo coinvolgere Historia, sì, ma non va così bene.
Che sei una storia molto, io continuo a dire storia, sei una storia molto matura e adesso te ne esci con, no, non possiamo usare storia perché è tanto cara, tanto gentile, onesta pare, no, così non va bene. Tramite lei poi lui, Eren, vede i suoi ricordi, dice che così ha avuto accesso ai ricordi di suo padre, questa è una cosa un po' confusionaria, la vediamo meglio dopo. Una scena comunque molto forte quando dice ti prego, ferma Eren. Questi sono i ci dà modo di parlare immediatamente dell'aspetto che probabilmente mi è piaciuto di meno in assoluto di Shingeki, che è il potere del titano che avanza, il titano avanzante. Allora, cos'è questo potere? Essenzialmente lui dice che il titano che avanza ha il potere di vedere, di comunicare con i successori. Quindi chi lo possiede può vedere, diciamo, nel futuro quello che hanno visto solo i possessori. Ed è così che il padre può dire, ad esempio, a Eren, sarà il tuo sogno ad avverarsi, non quello di Zeke. Allora, questa cosa perché non mi piace? Perché io spesso analizzo filler, cliché, seguiti. Tra le strategie più utilizzate nei seguiti, negli spin-off, ci sono i cloni, ci sono le ripetizioni delle cose già viste cambiando nome. E c'è il viaggio nel tempo. Il viaggio nel tempo, se togliamo quelle storie fatte bene, tipo Life is Strange, Ritorno al futuro, che sono fatte apposta, generalmente è un cliché, trattato male da chiunque. Perché? Perché genera paradossi, perché inserisce confusione laddove non ce n'è bisogno, perché a livello ideologico è una stronzata. Perché se mi metti il viaggio nel tempo, tu mi stai dicendo, le cose sono andate a schifio, però basta tornare indietro e rifacciamo tutto. No! Scusa, ma mi stai prendendo in giro? Cioè, la storia è questa, non la devi cambiare. Il contenuto ormai è quello, è scorretto per me, lettore o fan che ti seguo, farmi capire che le cose si possono sempre rifare. Perché non è vero, nella vita le cose non le puoi sempre rifare. Quindi a livello ideologico proprio per me è sbagliato. Qui mi hanno corretto dicendo, ma non è un viaggio nel tempo. Allora, mettiamoci d'accordo. Il viaggio nel tempo non è solo quando uno si teletrasporta con tutto il corpo, ma è quando principalmente come fanno con Logan nel reboot di X-Men, quando la tua coscienza del presente va in quella del passato. Se tu con la tua coscienza del presente vai nel passato, parli con le persone di rilievo, riesci a cambiare quello che sarà, quello è un viaggio nel tempo. Cioè, ora non stiamo a sottilizzare, anche se le linee temporali magari sono solo una e non si intrecciano più di tanto, è comunque considerabile un viaggio nel tempo. Quindi cosa succede? Che Grisha, il padre di Eren, lo rivediamo nei suoi ricordi quando Zeke cerca di convincerlo, gli fa un po' il Natale lo spirito del Natale passato. Vediamo la famiglia reale che è indottrinata. Dice, se non altro a morire saremo soltanto noi. Cioè, cosa sta dicendo? Che loro accettano di buon grado di essere macellati come bestie all'interno delle mura. Grisha non può accettare questa cosa. E è lì che spiega quindi il potere a loro. Cosa succede? Che Eren interviene quando lui non se la sente di uccidere dei bambini. Ora, questa scelta non mi piace, è orribile, perché Grisha è abbastanza incazzato di suo, pieno di vendetta da non avere assolutamente bisogno di Eren che gli dia una mano, che gli dica, dai, su, forza, alzati, uccidi quei bambini. Cioè, la storia non ha proprio bisogno di questa cosa. È stata aggiunta per dare il potere a Eren, ma è un'aggiunta completamente inutile che non serviva, che rovina la storia e aggiunge un elemento orribile, che è appunto quello dei viaggi nel tempo. Immaginatevi uno come Grisha, incazzato per la moglie, per il figlio, si deve vendicare di tutto e tutti, ah no, i bambini non riescono, ma vai, va, cioè, proprio una sciocchezza di quelle. E quindi alla fine li stermina. Passiamo così poi ai pensieri di Eren, quando dice, quindi è giustificabile uccidere i bambini. Effettivamente sì, perché muoiono in pochi, per quanto sia brutto, salviamo tutti gli altri, quindi lui sceglie, diciamo, il male minore per un bene superiore, parlando poi anche della violenza di cui fece uso lui stesso per salvare Mikasa. C'è proprio una scena in cui una ragazza bionda, adesso non so se ha un nome, me lo sono completamente dimenticato, parla con Mikasa proprio di questo. La violenza, ci dice l'autore, è giustificata. La violenza per una giusta causa va bene. Anche qui, discorso molto interessante perché è un argomento etico, la morte dei bambini ci ha permesso di vivere. È un argomento molto forte, qualcuno lo osteggia, dice non è giusto, Eren diventa un macellaio, ma bisogna andare più in là di così, bisogna capire il motivo per cui Eren lo fa.
Zeke, parliamo di Zeke. Cosa c'è da dire che lui in questa scena capisce quello che è successo, capisce dell'esistenza del fratello, capisce che il padre era ancora in vita e ha ottenuto il titano, inoltre anche il fondatore, e lo vediamo struggersi perché dice: Eren, tu sei stato quindi soggiogato da nostro padre, io ti devo salvare, che è quello che dice appunto quando vediamo nella battaglia finale. Passiamo poi alla fine dei suoi ricordi, quindi vediamo Levi che lo incastra in questa maniera. Vediamo anche i ricordi con il professor Xaver che serve a dare umanità a Zeke, perché Zeke per adesso l'abbiamo visto poco, l'abbiamo visto come un comandante nemico, l'abbiamo visto solo come un nemico, quindi è importante che anche lui avesse questo personaggio che deteneva il titano bestia e che giocasse con lui al lancio della palla. Perché? Perché quindi anche Zeke ha un motivo per vivere, c'è qualcuno che gli consiglia ed è molto importante approfondire il suo personaggio. Mi è piaciuto di meno che scegliesse sì di sacrificarsi, di sconfiggere Levi, non mi è piaciuto che Ymir sia intervenuta con un gigante a caso per salvarlo. Cioè, va bene, non stiamo parlando di un problema grave, neanche quando lei lo costruisce di nuovo nella stanza dei sentieri, dove praticamente c'è lei, intoccabile, eccetera. È un po' un Deus ex machina. Ymir è questo personaggio Deus ex machina che salva la situazione. Non mi piace tanto come è stato messo, non va bene. Passiamo poi a una scena, quella dove c'è il netturbino, non saprei come chiamarlo, che pulisce la zona e dice, gli butta l'acqua addosso e dice: Ah, voi siete feccia. Continuate a riprodurvi. Ecco, questa scena l'ho messa perché è ciò che dà proprio il pensiero di Zeke. Quando lui dice che vuole che gli Eldiani smettano di riprodursi, sta pensando esattamente a questo. È questo personaggio qui che gli dà l'idea di far smettere gli Eldiani di riprodursi. Lui non vuole uccidere il suo popolo come la famiglia regnante, non le vede come bestie da macello. Sceglie un'opzione che è meno aggressiva, meno cattiva possibile, quindi gli vuole modificare il corpo degli Eldiani per fare in modo che non possano più riprodursi. In questa scena lo vediamo con Eren, lui si finge incatenato perché cerca di capire quali sono le sue mire, le sue idee reali, gode del favore di Ymir, infatti si vede dopo che Eren rivela la sua idea. Lui dice: No, io sono d'idea opposta, io voglio uccidere tutti gli altri, cioè non c'è bisogno che a pagare siamo noi, la nostra discendenza, i nostri figli, non è giusto, preferisco sacrificare tutti gli altri che ci vogliono morti. Questa è la contrapposizione etico-ideologica su cui si gioca tutto il finale di Shingeki no Kyojin ed è importantissimo, perché inizialmente Eren non gode del favore di Ymir, quindi lei non lo ascolta, sembra che abbia vinto Zeke. Ma alla fine non sarà così, perché vediamo poi nel passato Ymir la progenitrice. Allora, come personaggio non va benissimo, perché abbiamo già detto un Deus ex machina che interviene un po' a casaccio, fa le cose un po' come le pare, esteticamente è una stracciona, cioè non c'è niente in lei. Quali sono gli elementi che Isayama usa per caratterizzarla? Questa scena iniziale in cui viene detto dobbiamo continuare a vivere e vede un matrimonio. E queste due persone che si baciano e si amano. Questo l'ho riletto dopo l'ultimo capitolo e ho capito che intendeva dire che per Ymir è importante l'amore. Ti sta dicendo: questo personaggio non ha molto di sé se non il fatto che le viene fin da piccolo inculcata l'idea che deve amare qualcuno. Lei sarà contenta quando amerà qualcuno, quando avrà qualcuno come questi due personaggi che potete vedere. Cosa succede? Che viene sfruttata, le tagliano la lingua, le tolgono un occhio. Eccetera, eccetera, si rifugia in quella specie di albero o divinità, non è ben chiaro. Questo vermone, come viene chiamato, questo rizoma, questo bulbo, non si sa bene che cosa sia, non verrà mai spiegato ed è un po' un problema, non gravissimo, però, come dicevamo, sarebbe stato meglio spendere meno parole su Connie, sulla nave degli Azumabito, per magari spiegare le cose più importanti, come Ymir, per l'appunto. Quindi non puoi passare una storia di questa portata senza spiegare un minimo le origini o comunque il pensiero di Ymir. Ymir andava approfondita, questo è un problema. Infatti la vediamo che addirittura si sacrifica per Re Fritz prendendosi una lancia, vediamo che viene mangiata dalle figlie, peraltro le figlie non battono ciglio mangiando la madre,
Queste sono tutte scene flashback, un po' come quelle di One Piece, in cui l'autore va sull'acceleratore per farti capire molto velocemente cosa è successo, ma non va bene. Questa scena qui meritava un capitolo intero, meritava forse anche due capitoli per spiegare meglio le psicologie sia di Fritz che di Ymir, come hanno portato all'evolversi degli eventi, cosa è successo tra di loro, cosa è successo poi per la guerra, eccetera, eccetera. E qui vediamo che alla fine Eren è l'unico a capirla, è l'unico a confortarla in un certo senso. Lei alla fine sceglie quindi di parteggiare per lui. Ed è nel momento in cui Eren ottiene il potere. La scelta di Eren, quindi alla fine cosa ci dice? Eren ci rivela il suo vero intento, che è quello, se qualcuno se lo ricorda, come Madara e come Sasuke. Sasuke nel finale dice: ho capito che non si può combattere il male, sarò io il male, incarnerò io il male, perché la gente non potrà sconfiggermi, saranno tutti occupati a combattere me. Però tra di loro saranno alleati. Ecco, grosso modo Eren dice questo, con la differenza che, a differenza di Sasuke, lui vuole sconfiggere quelli che minacciano i suoi amici. Quindi è molto più villain, molto più cattivo, molto più aggressivo. È un concetto molto umano alla fine, se ci pensiamo. Abbiamo già capito che per Isayama non c'è moralità che tenga, si possono schiacciare anche i bambini, perché per salvare i suoi amici va bene. Quindi vediamo un rapido flashback in cui Eren si schiaccia l'occhio, si taglia la gamba e tutto il resto per unirsi a loro. E per capire meglio, tra l'altro, il loro stile di vita, quello che hanno pensato, ed è quello che poi vedremo nella discussione con Reiner. Eren dice: io ho fatto proprio come avete fatto voi. Sono diventato uno di voi, mi sono infiltrato, ho visto quello che avete passato, però comunque l'odio rimane. L'odio è una componente che non si può scacciare facilmente. Dall'altro vediamo di nuovo, vediamo spesso e volentieri quando Eren riflette, quando parla di libertà, l'uccello. Tra l'altro lo Jaeger è un uccello, si è ispirato a questo, probabilmente l'autore, creando Eren. È un personaggio estremamente volubile, ma alla fine dei conti facile da capire. Cioè, Eren si comporta come chiunque nei suoi panni. Tu hai il potere. Cosa fai? Scegli di non uccidere degli sconosciuti perché sono dei bambini o salvi i tuoi amici e la tua famiglia? Cioè, anche tutti quelli che io ho visto nei forum che dicevano: no, no, è un carnefice. Cioè, la loro critica è molto debole e finisce lì sostanzialmente. Perché sì, carnefici quanto vuoi, ma non c'era scelta, non c'era un'opzione. Come vediamo Armin quando ogni volta dice: il dialogo, altre opzioni. No, non ci sono altre opzioni, non sempre si può fare altro, non sempre. I tuoi nemici vogliono dialogare, a volte ti vogliono solo distruggere. Qui vediamo ad esempio Gabi, la fine del suo percorso, il percorso evolutivo, addirittura è lei a staccare la testa a Eren, una scena molto forte in cui vediamo che finalmente comincia la marcia. La marcia è proprio la parte finale del manga, importantissima, interessantissima, vediamo che finalmente si attivano questi colossi. Parliamo subito di una cosa, di nuovo, un argomento etico per me molto importante, molto interessante, che si intreccia con la narratologia. Allora, qual è il problema della marcia? Prendiamo ad esempio questi due bambini, no? Questi che sembrano arabi, non so di che nazione siano, vabbè, non ci interessa. Cosa succede? Ci fa vedere Eren nel suo passato, quando si infiltra Marley, li aiuta, fa in modo che non vengano linciati perché sono dei ladri. Li aiuta e poi chiede scusa, e loro non capiscono. Subito dopo li vediamo schiacciati dai giganti. Questa scena è importante perché ci fa capire che Eren non è contento di fare quello che fa, lo fa perché lo sente, sente che è il suo dovere. E è un personaggio sfaccettato e complesso. Qual è il problema? Dal punto di vista patemico, che in semiotica indica le emozioni, lo spettatore non è colpito a sufficienza, perché sono due personaggi che conosciamo da 10 pagine. Cioè, anche se mi fai vedere il flashback, non me ne frega un cazzo a me di questi due, che sono due comparse. I personaggi secondari, terziari, che muoiono, non ce ne frega assolutamente niente. Provate a pensare se nelle Nozze Rosse del Trono di Spade fossero morti non personaggi principali, ma soltanto le comparse, quindi i soldati semplici di Robb Stark. È ovvio che non ha la stessa portata, non ce ne frega assolutamente niente. Questa marcia poteva essere molto forte. Infatti vediamo questi due ragazzini che sono schiacciati, quindi per carità, umanamente è comunque forte, ma non tanto quanto sarebbe potuta essere. Questa scena anche è molto bella, vediamo palesemente dei giapponesi che pregano, probabilmente shintoisti, persone di colore,
sarebbero boh, l'equivalente degli afroamericani, degli americani, non lo so, gli ultimi che sembrano un po' Amish, fa vedere questa bellissima tavola che tutti muoiono senza distinzioni. Cioè non ci sono favoritismi, tutti muoiono, tutta l'umanità muore. E il problema è sempre lo stesso, non me ne frega niente dei pupazzi, non me ne frega niente delle comparse, non sto dicendo che non sia triste e che non valga niente, ma poteva essere fatto meglio. Anche la scena col bambino, artistica, poetica quanto vuoi, costruita molto bene, disegnata benissimo, fa vedere che la gente si ammazza un po' come in 300, cadono dalla rupe, però il bambino cercano di salvarlo, quindi sta a significare che l'umanità anche all'ultima ora cerca di mantenere un po' della propria umanità, cercano comunque di salvare questo bambino. È la parte migliore sicuramente, ma continua a non funzionare nel complesso. In questa marcia avremmo dovuto vedere morire gente di un certo spessore, molto più importante e molto più interessante. Ci spostiamo poi su quelli che sarebbero i personaggi principali, di cui dovremmo preoccuparci, che sono essenzialmente i genitori dei guerrieri. Anche qui stesso discorso. Sono un po' meglio delle comparse, sono un po' meglio dei due ragazzini, dei pupazzi, del bambino in fasce, ma sostanzialmente perché ce ne dovrebbe fregare noi della madre di Rainer, del padre di Annie? E non mi ricordo chi altro c'è, cioè è tutta gente di cui non me ne frega niente, come se di punto in bianco mettessero, non so, i genitori di Voldemort e ti dicessero, nella battaglia finale sono stati uccisi gli innocenti, tra cui i genitori di Voldemort. Va bene, ma non me ne frega un cazzo, cioè non ho niente a che spartire con loro, emotivamente non è costruito degli episodi che mi portino a empatizzare con loro, quindi sul piatto della bilancia non c'è niente. Perché questo finale criticatissimo e criticabilissimo? Per questo motivo, perché emotivamente non colpisce duro e forte quanto ha già fatto. Per dire, vedere Bertolt che viene schiacciato è molto meglio perché lo conosci, sai le sue idee, sai cosa può fare, sai di chi è innamorato, tutta questa gente fila come acqua. Già meglio Angie, perché è un personaggio principale, viene schiacciata. Anche se l'autore sceglie di essere magnanimo, non la fa vedere schiacciata, la fa vedere, diciamo, in un percorso onirico dove incontra i suoi colleghi, che è la cosa importante per lei. Bello, ma non decolla. Il problema è che non decolla. L'autore non è riuscito a creare una situazione ideale, secondo me. Nello scontro finale vediamo Armin contro Eren. Entrambi trasformati dopo che Eren ha preso di santa ragione. Anche qui il problema, come dicevo, è che l'autore non è riuscito a creare uno scontro finale adeguato allo scontro ideologico. Cosa vuol dire? Che sarebbe stato bello vedere Eren con la capacità del titano martello creare i vecchi titani e no, diciamo, i protagonisti con quelli nuovi li combattono. Questa sarebbe stata una vera battaglia finale interessante da vedere. Così non è stato. Quindi vediamo i nomi giganti delle vecchie generazioni, tipo c'è la Cosa dei Fantastici 4, il Coccodrillo, altra gente. Sarebbe stato bellissimo vederli uno per uno. E mi ha dato il senso di incompletezza dei sette spadaccini della nebbia di Naruto. Vengono citati per tutta l'opera, sono importanti, sono belli da vedere. E lo scontro si conclude in cinque paragrafi, velocissimi, in due tavole. E non va bene. Ripeto, mi dovevi togliere un po' di roba inutile. E mettermi questo, che era quello che volevamo vedere di più. E questo lo scontro finale. Dovevi mettere questo, tu autore. Non sei stato capace, non è riuscito bene. Si vede un po' di complicità quando si risveglia Bertolt, ad esempio, perché viene ucciso Zeke, sceglie di farsi uccidere da Levi. Quello è il lago della bilancia che pende poi a favore dei nostri. Quindi ho capito cosa voleva comunicare l'autore, ma non va bene a livello comunicativo. La risposta di Armin, siamo quindi verso le battute finalissime della storia, importante perché Armin ci spiega che per lui è importante essere nato, proprio per poter essere lì con loro, fare quelle cose, giocare, leggere il libro. Questo magari non molti lo sanno, ma in Gumball c'è un episodio in cui ti chiedono il senso della vita. Sussi risponde: il senso della vita è proprio fare queste cose qui, le piccolezze, trovare un senso alla vita. Quindi, che sia leggere un libro mentre fuori piove, che sia da mangiare uno scoiattolo, andare ad una fiera, sono cose bellissime, motivi per cui la vita vale più che la pena, essere vissuta. Questo perché si chiedeva, forse era Zeke, adesso non mi ricordo, chiedeva: ma che senso ha quindi la vita?
Vale, dice Armin, per tutte queste cose. Sono importanti quando le fai. E dall'esterno può sembrare poco, ma in realtà vale tantissimo. Anche solo mangiarsi un gelato, fare l'amore, conoscere gente, sono tutte cose importantissime e la vita è fatta di queste micro cose. La fine di Eren. Questa scena è importantissima perché vediamo Mikasa che finalmente decapita Eren. Tutto molto veloce, ha ragione a dire che è rushato. L'autore si vede che voleva concludere. Io non ho letto interviste, non ho letto niente, non so i motivi dell'autore, se gli hanno fatto pressione. Un po' come Akira Toriyama, no? Che una storia vende, allora ti dicono deve continuare a vendere, poi l'autore dice no, piuttosto io uccido i miei protagonisti così poi non vendo più niente. Non ho letto niente, però concordo, è un finale molto rushato, non va benissimo. Questa scena, dicevamo, è interessante non tanto per Mikasa ed Eren, ma per Ymir. Ymir che innanzitutto ha lo sguardo, a differenza di tante altre scene in cui viene presentata senza, dove ha il buio negli occhi, no? Li guarda e compartecipe della cosa, perché come abbiamo visto prima, lei apprezza l'amore, innamorata di Re Fritz, fa quello che fa per amore, quindi per lei è importante questa scena, non importa se Eren è stato sconfitto, perché l'amore è più importante del dare una mano ad Eren. Questa scena va letta così, ed è una cosa che se non si è fatto molta attenzione al percorso di Ymir, che tra l'altro abbiamo detto non è fatto bene, bisogna prestare molta attenzione ai dettagli, a una scena in particolare che io vi ho illustrato, non si capisce benissimo. Passiamo poi all'ultimissimo capitolo in cui Eren ci dice che aveva essenzialmente detto tutto sia a Mikasa che a Armin e la memoria gli si sblocca una volta che lui viene ucciso e sconfitto. Questa cosa, allora, c'è da dire che va bene perché non è il viaggio nel tempo come me lo immaginavo io. Io mi immaginavo, ad esempio, Falco. La mente di Eren dentro Falco, quando lo vediamo nella battaglia con il treno, il cingolato, e ho immaginato un finale in cui Eren dentro Falco comincia a parlare con le persone importanti, fa loro capire che i titani sono in pericolo, quindi non assaltano il forte, non rischia niente Gabi, non muore Sasha e così via, perché alla fine l'arco finale parte tutto da lì, parte tutto dall'assalto al forte. E dal fatto che i titani perdono il loro primato. Io mi aspettavo una roba simile e mi sono detto: se fa una roba simile è vergognoso. Non l'ha fatto, quindi diciamo che è meglio di quello che avevo preventivato. In generale non mi piace, però lo accetto. Diciamo che lo accetto. Viene spiegato quindi che Ymir amava Re Fritz, tutto quello che ha fatto lo ha fatto per amore, quindi tornano un po' di tasselli al loro posto. Questo generalmente va bene. Vediamo un'altra cosa che mi piace meno, prescrizioni narrative. Qui Eren spiega ad Armin che Bertold sarebbe stato mangiato da Dina Fritz, cioè sarebbe la prima moglie di Grisha, quando poco prima di mangiare la madre avanza dentro le mura e dice: sono stato io, Eren, a spingerla con il potere del titano che avanza più il fondatore. A spingerla verso mia madre. Anche qui, stesso discorso per Grisha. Non c'era bisogno di questa scena perché Dina poteva benissimo essere rappresentata come un titano incazzato che vuole a tutti i costi, geloso a tutti i costi, vendicarsi della nuova madre, della nuova moglie del compagno. Quindi non c'era assolutamente bisogno di mandare sui binari la storia. Motivo per cui io le chiamo prescrizioni narrative. Stesso errore grave che fa anche Naruto con lo Zetsu Nero, perché la storia di Naruto ti dice che ci sono conflitti, ci sono guerre, non si possono evitare, poi alla fine ti dice: praticamente andava tutto sui binari perché qualcuno ha deciso che andasse così. In quel caso particolare, lo Zetsu Nero che scrive la storia per farla andare in un certo senso, e tu pensi: no, è proprio sbagliato a livello ideologico. Mi è sempre detto che è stato dovuto alle incomprensioni tra gli esseri umani, magicamente tornano a esserci i manicheismi, quindi buoni e cattivi. E la storia sarebbe andata bene se non fosse stato per chi la scrive. No, non va assolutamente bene, è una schifezza, è un errore gravissimo, almeno per me. Nella narratologia io non voglio vedere queste schifezze e non va bene. Scena più umana, passiamo a quando Eren dice che ama Mikasa, almeno sembra sincero, non è il contentino per i fan, non è il contentino per Armin, dice che voglio che ami solo me per sempre, quindi l'ho trovata molto umana. Interessante discutere questa cosa perché poi ho letto che qualcuno postava il pensiero dell'autore in un'intervista e diceva:
che per Eren mi casai soltanto come una madre. E quindi diceva: no, non è canonico, non è giusto, non è corretto. Allora, chiariamo anche questa cosa. L'intervista vale zero. L'intervista rispetto all'opera, rispetto a spin-off, eccetera, vale zero. Questo vuol dire che da un'intervista noi non possiamo trarre informazioni, vale anche ad esempio per le Ultimania di Kingdom Hearts, di Final Fantasy. Cioè, a noi non ce ne frega niente che l'autore fuori dalla sua opera dica e corregga i buchi di trama che ha lasciato. È sbagliato a livello etico, è sbagliato perché poi diamo l'ok per creare storie piene di buchi che possono essere spiegate dalle interviste. No, non va bene. L'opera deve reggersi con le sue gambe, deve andare, diciamo, spedita senza il bastone di accompagnamento. Quindi, anche se l'autore ha detto questa cosa, non ce ne frega niente. Secondariamente, è un'intervista vecchia, quindi ora non è che se tu intervisti a inizio opera l'autore, lui poi ti va a dire: ah no, in realtà sono innamorati. Cioè, è ovvio che quella cosa te la rivela solo nel finale. Quindi, anche se volessimo tenere in conto il parere dell'autore, non è detto che lui ci dica la verità. Si chiama reliability dell'autore. Ed è il motivo per cui, ad esempio, non so, un giallo ti fa credere che l'assassino sia uno, in realtà è un altro. Cioè, tu non puoi mai fidarti al 100% di quello che dice un autore. Passiamo quindi alla conclusione. Cosa succede? Il potere dei giganti si dissolve, non fa più parte di questo mondo. Questa è una cosa interessante perché è un po' come in Fullmetal Alchemist, quando Edward, come pegno, sceglie di pagare il proprio potere, sceglie di rinunciare all'alchimia. Va bene perché è un po' come se finisse, diciamo, il male nel mondo, il motivo per cui gli Eldiani sono odiati, anche se non è del tutto vero, perché erano odiati sì per il loro potere, ma possono benissimo continuare a essere odiati per quello che hanno fatto in passato. Quindi è una risposta un po' così, ecco. Complessivamente va bene, ma non risolve tutto. Infatti, vediamo dopo. Cessate le ostilità? E no. No, infatti mi aspettavo in realtà che tutti si unissero sotto l'egida di una sola bandiera, di un solo impero, quei pochi sopravvissuti cominciassero a collaborare come un unico popolo. E invece no, l'autore sceglie di mantenere i fazionismi, sceglie di mantenere le tribalità. Non l'ho capito tantissimo, cioè è tipico di lui dire che le cose sono complesse e non finiscono tra luce e vino, così però rende inutile il finale, cioè diventa anticlimatico. Tutto quello che abbiamo fatto l'abbiamo fatto per salvare pochi amici di Eren, tutto il resto torna come prima. In più non abbiamo i poteri. Quindi non mi fa impazzire. Peraltro, si espone di nuovo la critica di imperialismo, nazionalismo, che è una cosa su cui Isayama viene criticato moltissimo, molto spesso. Io non concordo, ma preferisco non allungare il brodo perché stiamo per concludere. Nelle battute finali dice: se vinciamo, viviamo, se perdiamo, moriamo. Se non combattiamo, non possiamo vincere. Il messaggio centrale di Isayama non è: siate di destra, siate fascisti, siate nazionalisti, dovete creare un impero. Ma un po' come faceva in Battle Royale l'autore, cercare di svegliare il proprio popolo, la propria cultura, i ragazzi che, non solo giapponesi, ma in generale, che magari si arrendono. Cioè, io in Shingeki non leggo come tanti il nazionalismo giapponese, il fascismo giapponese, io leggo in realtà il desiderio molto interessante e molto importante dell'autore di far andare avanti i giovani, di dire loro: dovete combattere per i vostri sogni. Cioè, non è sempre facile, non è come One Piece, i miei Nakama, loro, ci sono loro, penso a loro, si risolve tutto, che è una stronzata sostanzialmente, no? Non funziona come in One Piece. Qui è molto più maturo, è molto più serio, ti dice: le cose non si risolvono con la battaglia finale, sconfitti gli orchetti, non si risolve la guerra, continua a esserci, ma almeno qualcosa l'abbiamo concluso. Qualcosa l'abbiamo imparato, qualcosa l'abbiamo capito, abbiamo combattuto e lottato per quello a cui tenevamo, questo è quello che conta. Cioè, è un messaggio molto importante, molto profondo, mi spiace che in realtà non venga capito. Scena finale con Onyanko Po negli altri, mi fa ridere Onyanko Po, te lo presenta come se fosse questo gran personaggio, non ha fatto quasi niente, non ci interessa di lui, non ce ne frega niente. Gabi già meglio, Levi te lo fa vedere in carrozzina, quindi atroce, ma bellissimo. Scena finale con Mikasa e la sua sciarpa, come a significare che probabilmente Eren si è reincarnato in questo uccello che abbiamo visto costantemente durante tutto l'arco narrativo. È una scena forte,
dispiace ovviamente per Mikasa, che non può coronare il suo sogno d'amore. Che dire? Lascia un po' l'amaro in bocca. Lascia l'amaro in bocca per Eren, non credo ci sia altro da dire. Ora, sostanzialmente, queste sono le mie conclusioni a cui sono giunto. Non ho cercato teorie, non mi interessano, non mi interessa sapere se ce ne sono. Sono grosso modo anche le mie impressioni. Questo è, quindi fatemi sapere nei commenti se vi è piaciuto il video. Ci vediamo alla prossima, e qui è tutto da Cultura Prop.